Claudio, ma cosa fai col cappello in testa? Non ci crederai, ma questo cappello io lo portavo negli anni 60 quando guidavo la Giulietta Sprint. Se avessi conservato la Giulietta con la stessa cura che ho conservato il cappello, a questo punto non mi sarei privato di tutto il bene che questa macchina mi ha dato. Sì, sì, vabbè, però non c'è tempo per le nostalgie. Qua c'è la nuova Giulietta 2010 che scalpita, vuole vedere la pista, subito. Quasi quasi passo il testimone alla nuova Giulietta. Ma guarda un po' questa nuova generazione. Quando salgono su una macchina con un po' più di cavalli, perdono subito la testa. E io ho il mio cappello. Dai Claudio, cosa pensi, che ti lascio a piedi? È lei che scalpita, annusa la pista. Dai, salta su che ci divertiamo. Va bene, dai. Sempre in termini di confessioni, volevo ricordarti, Alfonso, che la versione sportiva degli anni 56, da me acquistata di seconda mano qualche anno dopo, pur avendo un motore di pari cilindrata di 1290 cm3, grazie alla sua alimentazione a doppio corpo e alla sua leggerezza, erogava 90 cavalli, 25 in più dalla versione normale che era di 65. Per domarli, avevi solo il volante e le tue braccia. Toccava i 180 km/h. Non dimenticare che, salvo poche eccezioni che venivano da Oltralpe, anche la Giulietta aveva la trazione posteriore. Sì, sì, hai ragione Claudio, però ti garantisco che il divertimento è assicurato anche con questa nuova Giulietta. Pensa che solo già di potenza ne ha il doppio di cavalli questa Giulietta, ne ha 170 la versione multi-air e, volendo esagerare, c'è anche la nuova quadrifoglio verde con 235 cavalli. Stai tranquillo che ti faccio divertire in pista. E vai! Qua il divertimento è assicurato lo stesso, nonostante la trazione anteriore, grazie al differenziale Q2. Vale la pena di sottolineare l'architettura degli interni, queste finiture in alluminio spazzolato, la presenza di sistemi multimediali come il Blue & Me, ma anche il navigatore satellitare, e i diffusori Bose per un impianto stereo veramente da prima della classe. Insomma, l'eleganza e la razionalità a vantaggio del comfort. Senza dimenticare l'ampia volumetria del bagagliaio, che non è di tutte le macchine di pari segmento. Si parla di 350 litri comunque. Perfettamente. Dottor Wester, chapeau. Noi abbiamo provato la 170 cavalli, la 2 litri, e devo dire che ci ha ben impressionato. Ma non solo dal punto di vista estetico, che è stata la prima, diciamo, impressione a caldo, ma soprattutto anche il comportamento in pista e sulla strada. Miglior festeggiamento per i 100 anni dell'Alfa Romeo non potevate fare, secondo me. Questo è vero. Sapete che il legame con la grandissima, importantissima storia dell'Alfa Romeo di quest'auto è il nome, no? La Giulietta. Giulietta, berlinetta sportiva degli anni 50, ci ha pure partecipato alla Mille Miglia, ed era una macchina sportiva, accattivante, attraente, il cuore sportivo nel senso più positivo dell'Alfa Romeo. E da un altro, però, la prima proprio di questa categoria, che era vivibile, fruibile, utilizzabile tutti i giorni, non chiedeva a scendere a grandi compromessi. E questo è, diciamo, un contenuto cuore che ci ha guidato anche nello sviluppo di questa Giulietta. Questa qui è un'auto completamente nuovo, nuovo pianale, nuove sospensioni anteriore e posteriore, nuova tipologia di sterzo, uno sterzo elettrico dual pinion, che chi l'ha provato li fa dimenticare immediatamente lo sterzo idraulico di una volta. 5 motorizzazioni,
due diesel, tre benzina, tutte sovralimentate, ovviamente tutte Euro 5, tutte abbinate ad un nuovo cambio tre assi, sei marce. Quindi dal punto di vista tecnico-tecnologico questa auto non lascia niente desiderare. Questa è una macchina destinata ad un target chiaramente allargato, ma soprattutto a un target di gente che più che guardare al passato guarda al futuro. I clienti di questa macchina me li immagino di tutti i tipi. Ci sono, non credo che sia dispettoso di chiamarli veri alfisti, no? Certo che abbiamo un prodotto per loro e attraverso la scelta della motorizzazione, i vari pack, di cui uno anche il pack sport, posso ancora customizzare per i miei gusti le caratteristiche di questa auto. Ma sto parlando anche alle persone più mature, no? Anche questo con tutto il rispetto, che probabilmente scendono anche dai segmenti superiori, che si aspettano tutto il contenuto che hanno conosciuto su questi segmenti superiori in un'auto più compatta, ma certamente questi qui non nessuna voglia di rinunciare a niente, hanno ragione e noi abbiamo la giusta offerta per loro. Naturalmente abbiamo avuto la possibilità di provare anche la versione sportiva quadrifoglio verde, riservata ad automobilisti più esigenti e amanti della velocità in pista. Un Alfa Romeo Doc capace di farti battere il cuore con i suoi 235 cavalli che ti ritrovi al piede.